Ragazze, allora, questo è un look che diciamo cerca di soddisfare un po' di richieste, un paio di richieste. Una è su un trucco verde, Sudani del Verde, un'altra è su un trucco utilizzando la palette, quella 36 di H&M. In più noterete che ho fatto un cambio di capelli. Sono diventata praticamente Castana Chiara e niente, spero che il look che vi propongo oggi vi piaccia e vi saluto e buon inizio settimana a tutti. Come base applico il correttore di Kiko. Ero già mezza truccata, quindi perché stamattina mi sono truccata in un altro modo. Adesso vado a prendere dalla palette 36 colori di H&M con un pennello da ombretto. Vado a prendere questo colore qua, il terzo colore, che è un verde acqua. E lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. In questo modo. Ora prendo la matita di Kiko, la 02, che è praticamente della linea Urban Look, quella verde petrolio, e la vado a mettere nella piega. In questo modo qua. In questo modo qua. Adesso prendo un pennellino, questi piccolini, e la vado a sfumare.
in questo modo qua. Ora, con un pennellino di questi piccoli da sfumatura, vado a prendere sempre dalla stessa palette questo verde qua, che è un verde militare con dei brillantini. E lo vado a mettere sopra alla matita che ho appena sfumato. In questo modo, facendo pure questa piccola codina. In questo modo. Ora arrivato a prendere il primo ombretto, ovvero questo qua, e lo vado a rimettere nella palpebra, al centro, così. In questo modo qua. Ora invece con un pennellino più piccolino, sempre da ombretto, vado a prendere questo rosino qua, questo rosino qui, che è comunque un rosino matte, lo vado a mettere nella parte interna dell'occhio, giusto per dare un piccolo punto luce. Ecco qua. E adesso, come highlighter, vado invece a mettere il secondo rosa, che è questo qui, che è un rosa nudo. Ok, adesso con una matita marrone, io utilizzo questa di Essence, la Hot Chocolate, che è la numero 2, vado a metterla praticamente nella rima inferiore dell'occhio. Così. E infine mascara. Ho fatto il look degli occhi, è terminato. Ora passo alle guance e alle labbra. Allora, sulle guance metto un po' di cipria, di questa qua un po' rosata, molto molto shimmer, che è della Essence, la Prettylicious. Che è molto molto illuminante. In questo modo qua.
E sulle labbra invece vado a mettere un semplice gloss. Come gloss utilizzo questo della Yves Rocher in colorazione 85. Ed ecco qua, il look è terminato. Io vi mando un bacio, spero che vi piaccia. Ciao!